17ª edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Prelevie. Siamo veramente onorati, ovviamente, e grati di avere venuto la regista, come di drammatica, come da format ormai sperimentato nelle 17 edizioni. Una brevissima presentazione, il curriculum sarebbe infinito, ma Ginevra si perdonerà per la sintesi brutale che provava a fare, ma giustamente per dare un'idea al pubblico. Cresciuto in Inghilterra, Francia e Brasile, però fortunatamente vive in Italia, poi come Torino, ha lavorato alla North Publishing di New York e alla Miramax di Roma, producendo diversi cortometraggi, assistente alla regia di Bernardo Bertolucci per il film Assedio, assistente video di Enzo Ringhella per il film Talento di Mr. Ripley, che conoscete bene. Laureato all'Università Americana di Parigi, ha conseguito un master in regia cinematografica alla London Film School, dove ha realizzato il progetto di tesi Valorista, cortometraggio di 9 minuti, che è stato presentato alla 62ª Mostra Internazionale della Cinematografica di Venezia. Quindi non arriva al suo primo film, ovviamente, di Giuna, come tutti i registi ovviamente che arrivano al primo film, ma avendo già una solida preparazione e anche una solida carriera cinematografica, avendo prodotto ben 13 film, aveva fatto già qualche anno prima, appunto nel 2005, in questo corso l'hanno messa, che sono state un po' le prove generali di questo film, e adesso ci vediamo questo film, devo dire, veramente meraviglioso. Allora faccio io la prima domanda come sempre, poi a voi naturalmente la parola per curiosità e per approfondire. Dunque, Ginevra, tu avevi qui delle frecce al tuo arco straordinarie, con questi due straordinari attori come Alvaro Garci e Riccardo Scamaccio, però forse la sfida di questo film era proprio di trovare i tre giovani interpreti, quindi questi tre ragazzi, meglio forse due ragazzi e una bimba, che la sfida era proprio farli entrare un po' nei personaggi e renderli credibili, quindi in definitiva forse proprio la sfida è stata quella di farli entrare un po' nell'universo immaginario e quindi diffondere appunto i ricordi, le esperienze, le emozioni, del portato di ciascuno in quelli immaginati da dietro e raccontare una storia. Com'è andata questa sfida? Tengo solo un attimo. No, no, la vuoi togliere perché gli artisti, basta, siamo a 2 metri, la portano. Se no non mi sentite. Comunque intanto grazie mille, sono felicissima di essere qui, di vedere una sala piena e di, no, adesso ho visto anche la fine del film sullo schermo grande, che è sempre per me una grande gioia. E infatti, per rispondere alla tua domanda, credo che la sfida più grande sia stata di trovare questi tre ragazzini, che fossero tre ragazzini già che dovevano parlare italiano e francese nello stesso modo, con degli accenti, poi no, potevamo trovare magari un ragazzino che era di Torino e una figlia, no, cioè era la possibilità di mille accenti, invece abbiamo trovato questi tre bambini che sono mezzi romani, mezzi francesi, che avessero un'area di famiglia. Anche io cercavo molto dei bambini che avessero una loro poesia, un loro modo di essere, che comunque era, mi immaginavo dei ragazzini degli anni 90, non dei ragazzini di oggi, quindi meno sgamati, meno, più che un ragazzino di 14 anni di quell'epoca lì era molto diverso dal ragazzino di oggi. Quindi insomma, abbiamo fatto con Barbara Melega la casting, un lunghissimo cast, abbiamo visto tantissimi bambini, fatto tanti mix diversi, magari questo bambino funziona con questo, mesi e mesi di casting, e soprattutto Alma è stata l'ultima che abbiamo trovato.
e che era una ragazzina che vive a Londra, e su una barca sulla Tamigi, e ha fatto quindi 2 o 3 volte il video, ce li ha mandati, finalmente è venuta a Roma, e quando è venuta a incontrare gli altri 2 ragazzi, ho detto che dai, andiamo a fare le prove, te le sta a piangere. Ho detto vabbè, no, forse non ti verrà tanto bene. Invece poi è stato veramente immediato, si sono trovati, abbiamo fatto tantissime prove e sono stati immediatamente una famiglia, come se si fosse ognuno che ha stato molto bene nel loro ruolo. Bene, allora, il film è stato accolto benissimo, insomma, ha avuto un grandissimo successo, nomination a David Donatello per miglior regista esordiente e ha fatto il bis anche ai Nati d'Argento, quindi l'equivalente, diciamo, degli Oscar in Italia, Davide e il premio dei giornalisti cinematografici, poi nomination a Locarno e al International Film Festival, quindi diciamo risultati molto molto brillanti, ovviamente per un'opera prima. Peraltro anche questo film è impattato nel totale sempre dal Covid, cosa che è successa a molti film, però devo dire c'è stato un strepitoso successo su RaiPlay, dove nella prima settimana programmazione oltre 450.000 spettatori visualizzazioni e 200.000 spettatori, cioè hanno visto il film per intero. Numeri straordinari e poi sono diventati, sono cresciuti a dismisura anche successivamente. Quindi volevo anche sapere un po' come era andata l'avventura produttiva, perché diciamo un film impegnativo, un film poi tra l'altro di rara eleganza che denota, oltre a una grande capacità di parlante del mezzo espressivo, anche dei mezzi non esattamente, diciamo, scarsi, insomma, dei mezzi arrivati dal punto di vista produttivo. Sì, e allora come dicevi tu prima, io ho prodotto tanti anni e quando finalmente ho preso il mio coraggio e ho deciso di fare Magari, ho deciso proprio che non volevo produrre questo film, che era molto, essendo stata produttrice so com'è importante avere un bravo produttore. E quindi ho fatto leggere la sceneggiatura a Lorenzo Mieli e lui si è fidato, per fortuna, e ha voluto produrre questo film e quindi è stato un film poi prodotto come si produttono i film, con una coproduzione francese e con l'aiuto della RAI, del Ministero e di tutto una serie di fondi. E quindi quando noi poi dovevamo uscire a marzo, il 20 marzo, quindi io stavo per andare a fare tutta la campagna stampa, e è arrivato il Covid e dopo quindi tutta una vita ad aspettarmi di fare uscire il film al cinema, c'era una cosa più grande di me, quindi dopo aver voluto buttare nella finestra, per fortuna arrivo al primo piano, niente, ho molto spinto perché il film uscisse online con delle difficoltà, perché quando ovviamente ti prendono tutti questi fondi, i fondi statali, giustamente dicono di uscire in sala e quindi tutti gli altri film si sono ritrovati nello stesso problema del mio e quindi per mesi si doveva capire questa, come si faceva, come si sarebbe, no, passati direttamente alla piattaforma. E quindi Magari è uno dei primi film che è uscito su RaiPlay e il primo giorno c'è stata così tanta gente che si è inceppata la piattaforma. E l'hanno visto più di 1 milione di persone, e è entrato nella casa gratis, nella casa di tutti gli italiani, e quindi questo per me è stata una grandissima soddisfazione. Cioè, ovviamente è preferibile vedere il film così, come l'avete visto voi oggi, però è anche bello sapere che il tuo film è stato molto visto e che chi stava in casa all'epoca non poteva uscire, almeno
aveva questo film. Hai avuto collaboratori molto molto validi. Scorrendo i titoli di coda ho visto che hai avuto Andreina Pecagli, che è stata su questo palco l'anno scorso premiata da noi, ha avuto un premio sempre per un'altra opera prima. Queste musiche straordinarie, un grande musicista, musicale, come sono andate queste collaborazioni professionali? Mi sembra un ottimo risultato, no? Per me è stata proprio la parte più bella, e sono molto fortunata di aver lavorato con dei grandissimi professionisti, artisti, e di aver proprio creato un gruppo di lavoro molto solidale, molto forte. Ho veramente sentito che tutti si sono messi al servizio della storia e che hanno dato tutti un pezzettino di loro stessi, come se, no, poi quando uno racconta l'infanzia uno di noi ritrova un pezzetto di sé, e proprio ho sentito che tutti hanno, e quindi da Dragan Radovic, con cui abbiamo fatto la fotografia, a veramente tutte le persone con cui ho lavorato a questo film, creato un gruppo estremamente coeso e molto bello. Bene, allora la parola a voi, non siete timidi, ecco, una prima domanda, io diciamo sono fiero di avere una vicepresidente che è sensibile alla mia seconda operazione di notte in pochi giorni. Come vuole. Allora, io volevo molto ringraziare tutti. Ho scoperto questo film per caso e adesso ovviamente lo dirò a tutti. E l'ho scoperto leggendo il giornale del circolo e sono arrivata per miracolo proprio, e sono stata immersa in un'atmosfera splendida, perché essendo vissuta in una famiglia molto grande, io sono del 46, dove gli unici ancora sposati erano i genitori, quindi cugini, parenti che si separavano già dai nonni, sentivo racconti del passato, del suo presente, per cui al di là dei difetti, di tutti, delle colpe, quando c'è la profondità dell'affetto, tutto va avanti e prima o poi si percepisce questo amore, questa ricchezza. E io ho letto il suo nome, ho immaginato, sapevo un po' di cose, eccetera. Un po' la trama, dico, devo andare assolutamente, per me arrivare qua con l'autobus è stata un'avventura, sono felice, e quindi ringrazio lei per questa meraviglia. Io dimenticavo di vedere un film, ero lì in quella casa e osservavo quello che succedeva, perché la vita è fatta di dolori, di drammi, di separazioni, ma quando c'è il sentimento, alla fine c'è, e in effetti cerchiamo di correggerli, però l'importante è il sentimento, e quindi la famiglia anche non normale è questo, e ringrazio il circolo per la risposta. Grazie a lei. Grazie a lei. Ecco, qui abbiamo un'altra domanda. Oggi le donne, pure stamattina erano tutte le ragazze che parlavano. Buonasera, complimenti. Volevo chiederle come nasce la storia che ha raccontato. Nasce da la sua esperienza di vita vissuta, c'è molto di autobiografico, nasce da altre sofferenze o altre felicità o altri desideri di famiglia che ha visto intorno a lei, nella vita comune, non necessariamente della sua famiglia. Cosa l'ha portata a raccontare questa storia? Nasce da una mia, io vengo da due genitori separati, ho due fratelli, e quindi nasce da una cosa autobiografica, diciamo, però poi scrivendo la storia si è molto ampliata e è molto, diciamo, non è più rimasta così aderente alla mia di storia, diciamo che ha preso il suo corso di storia
quindi la base è così, no? Genitori separati, tre figli, una mamma religiosa, insomma tutta una serie di cose che conosco personalmente, però poi non sono mai stata in vacanza a Sabaudia, mio fratello non ha ucciso un cane, non ha baciato la fidanzata di mio padre, cioè non si è buttato dal tetto, insomma tutte queste cose sono scritte, però quello che conosco bene e che volevo raccontare era questo magari. Cioè l'idea di sognare, di non volere troppo aderire alla realtà perché fa male a volte e quindi che il modo di poter uscire dal proprio dolore è di sognare, no? E di avere delle speranze e di avere tutti questi magari. E quindi quel proprio parte la base parte da lì. Grazie. Grazie a lei. E magari faccio un film. E magari, sì. Allora, innanzitutto complimenti, ne sono stati già fatti e li condivido. Ho due o tre cose, due riflessioni. Allora, la prima è il film inizialmente mi ha un po' destabilizzato. Ora, perché? Perché diciamo che racconta una storia che è molto realistica, lo fa ovviamente con un portato di sogno, e allora ho impiegato un pochino di tempo prima di entrare nell'atmosfera del sogno, però mi ha portato molto facilmente poi ad entrarci, e quindi la chiave di lettura è diventata veramente la fantasia, il sogno di questa meravigliosa bambina, perché dobbiamo fare i complimenti anche alla piccola, che ha recitato molto bene. Tra l'altro ho notato anche, cosa che non accade spesso, almeno a me a livello personale, quello dell'utilizzo del francese, cioè della seconda lingua, che è prolungata nel film. Chiaramente rientrava nella logica della storia, si poteva però dal punto di vista registico anche trovare altre alternative, no? Invece credo che sia stata una scelta voluta, devo dire molto efficace, perché ha reso un po' meno banali i dialoghi e cattura lo spettatore, perché lo fa entrare molto praticamente in una dinamica di quella particolare famiglia in cui la internazionalità gioca un ruolo importante. Quindi complimenti, perché è una piccolo esperiente, credo, registico, che denota anche la sua esperienza, pur essendo questa un'opera prima. L'ultima domanda è, i temi che lei tocca sono temi universali che rimarranno per tutto il tempo in cui esisterà il mondo. I due fondamentali sono l'infanzia, il sogno dell'infanzia e la famiglia. La domanda è, qual è stato il motivo per cui ha collocato la storia, pur toccando due temi che sono senza tempo, in un contesto che non è quello attuale, ma un contesto più antico? Grazie. Ma l'idea è di raccontare questa infanzia e questo sogno e questa noia anche. No, la noia delle vacanze che non esiste più, perché adesso i ragazzi, se lo collocavo oggi, avrebbero dei telefonini, chiamerebbero la mamma, userebbero WhatsApp, no, avrebbero un'altra proprio modalità, e invece mi interessava proprio questo, l'idea di essere come lasciati a loro stessi, l'infanzia di quegli anni lì che era molto più libera, questi bambini che vanno via per ore senza che nessuno, no, vanno in città con le bici, hanno una libertà che oggi non hanno più i bambini. E quindi mi interessava proprio per questo racconto anche di questa genitorialità molto diversa, perché i genitori di oggi poi siamo molto addosso ai nostri figli, molto molto diversi,
E quindi questa è stata l'idea, se vuoi dire. Anche è un film sulla memoria in realtà, quindi tornare in quegli anni, cos'era rimasto, no? Quando lo scrivevamo con Chiara Pardini, che è il 79, cosa c'era rimasto, no? L'uomo bionico, questa musica, cioè delle cose molto forti di quegli anni lì, anche un'estetica che abbiamo poi voluto riprendere. Grazie a lei. C'è un'altra mano alzata lì. Intanto grazie per il bellissimo film, ho conosciuto pienamente per tutto il tempo e immagino anche che il film abbia presentato perlomeno in alcuni momenti delle difficoltà tecniche veramente grandi, ma non è questa la questione che volevo porre, quanto piuttosto un'altra. Nel film tutte le figure maschili, ad eccezione del bambino dai capelli di fuoco, sono figure vuote, figure perdenti, figure piene di problemi, figure che non sanno risolvere i loro problemi. Addirittura l'amore per un cane, che supera l'amore per i figli, tranne in quella scena finale che sembra però un pochino avulsa dal contesto generale. Allora la domanda è un po' questa. È casuale questa forte differenza fra la figura maschile e le figure femminili, che invece sono figure forti, figure dominanti, figure che sanno quel che vogliono, sanno dove andranno e dove vanno e dove andranno, e viceversa sono figure maschili completamente vuote, completamente direi quasi addirittura spregevoli. È casuale? Oppure in questo momento, lei che ha fatto produzione, lei che ha fatto regia, eccetera, è una linea di tendenza del cinema attuale? Grazie. Allora, non lo so, io non li sento vuoti questi uomini, li sento magari infantili a tratti, o però vuoti, cioè mi sembra che il papà non sia vuoto, cioè abbia delle altre preoccupazioni, magari a volte ha delle superficialità, ma che riesce comunque alla fine a un sentimento verso questi figli, a trovare una sua modalità di dialogo. Cioè non ho proprio pensato, non ci ho pensato a queste donne molto forti e a uomini molto, cioè non è un seguire un uomo modo di vedere o non ho questo sentimento che loro sono vuoti, direi che hanno dei difetti magari o sono più in divenire ancora, cioè, le donne forse del film sono più già quello che sono. Altre domande? C'è, eccola. Mi ripeto, ma il film è veramente bellissimo, una poesia resa cinematograficamente in modo veramente bello. La domanda è più personale, considerando il suo nome, che difficoltà ha avuto, anche non soltanto per fare questo film, poi tutta la sua esperienza di artista e il rapporto al suo nome, alla famiglia da cui proviene. Ma io in realtà ho dei genitori che sono uno scrittore e una pittrice, no? Quindi provengo comunque da poi ovviamente il resto fa tutt'altro. Certamente all'inizio erano tutti molto preoccupati che io facessi il cinema, che era un ambiente terribile, pieno di persone. Però penso che ovviamente probabilmente per scrivere questo film, arrivare a fare la regia e quindi esprimere una
Non a caso ci ho messo tanto, perché ho cominciato, ho girato che avevo quasi 40 anni, che è vecchio, diciamo, per un regista. E quindi era una questione di come trovare un'identità propria al di là di questa grande famiglia. E infatti anche questo film poi alla fine non racconta questa grande famiglia, racconta dei piccoli, delle emozioni o insomma delle cose della vita di tutti i giorni di tante altre famiglie, diciamo. Però per arrivare lì probabilmente io stessa ho una famiglia, tre figli, cioè è stato un percorso che identitario. Cioè. Bene, altre domande? Non vedo nessuno? Adesso mai più, allora posso avere il microfono. Grazie, certo. Allora, bene, allora non possiamo non ringraziare moltissimo il generale Alcane per il grande regalo che ci ha fatto essere presente e accompagnato sul film, magari, e adesso abbiamo solamente l'onere che diciamo, ci aiuta il vicepresidente, perché consegniamo, oltre ovviamente al tradizionale omaggio proviale, che è una caratteristica ovviamente del nostro festival, ma anche la targa per opera selezionata, e anticipiamo anche, non potendo essere alla cerimonia di presentazione domani sera la nostra signora Carla, che ovviamente per i motivi ci impegni, anticipiamo anche il premio di menzione speciale della giuria, e leggerei quindi a questo proposito rapidamente la motivazione che avremo letto domani sera, ovviamente alla cerimonia di presentazione, e leggo rapidamente. Quindi Ginevra del Cama ha come freccia programmato due campioni di attori come Alvaro Rodríguez e Riccardo Scanaccio, ma la vera sfida era trovare tre adolescenti, o meglio due adolescenti e una bimba, farli entrare nei personaggi e renderli credibili. Il miracolo è avvenuto grazie alle evidenti doti di direzione degli attori e di approccio empatico ai loro ruoli, alla capacità di far entrare nel suo universo immaginario i suoi interpreti, al potere magico di fondere i ricordi, le esperienze e le emozioni del portato di ciascuno degli attori a quelli immaginati da lei per raccontare la storia. Capacità rara, costruisce un film di rara eleganza con una cura straordinaria dei caratteri e dei particolari fino ai più minuti, colori desaturati che raccontano stati d'animo e mutazioni caleidoscopiche. È nato una regista, complimenti, perché non si parla della regista. Forse anche mi sono dimenticato di togliere la mascherina fuori di parola, però non si che voi. Prego. Quindi per il secondo film bisogna rientrare.